Bene, il presidente è scappato, non so. Visto che oggi è l'ultima serata di Open Talk, abbiamo deciso di fare una serata un po' diversa e l'abbiamo fatto aperta a tutti. Quindi chiunque vuole partecipare, incluso il presidente che è ricomparso, lo può fare liberamente e così facciamo una festa di fine chiusura di questi Open Talk prima del riposo estivo. L'oggetto di questo incontro, oltre che salutarci, era una discussione sul tema della rete Wi-Fi, visto che sul canale del PNLUG sono passati vari messaggi che parlavano e proponevano delle soluzioni, delle problematiche legate alle reti Wi-Fi. È stato deciso che sia stato opportuno di fare un incontro per questo motivo. Chiunque può partecipare, vi prego di stare un po' attenti di non scavalcarvi uno con l'altro, visto che i microfoni saranno disponibili a tutti. Se dovete parlare, aprite il microfono e intervenite, altrimenti è meglio tenerli chiusi per evitare sovrapposizione di audio. E dicevo prima che uno degli artefici più attivi di questo thread che è stato ottenuto dai Wi-Fi è stato Pietro che aveva postato qualche commento interessante che sicuramente ci ha servito a me e anche ad altri per inquadrare un po' meglio la situazione. Il buon Pietro anche ha preparato una slide, una serie di prese, una presentazione con delle slide che trattano un po' l'argomento e questa che vedete già in anteprima, del quale sarà il primo punto per poi partire con una discussione aperta. Questa presentazione, come si diceva prima, vedremo di poterla proporre in disponibilità a tutti, poi vediamo il come farla e insomma decidiamo man mano. Quindi Pietro, parola a te. Grazie a tutti, buona serata. Pietro Chiusa, mi è stato chiesto di dare così, un piccolo contributo per quello che posso e per quello che so su come fare una piccola rete Wi-Fi all'interno di mura domestiche e per rompere il ghiaccio ho cominciato a buttare giù qualche pagina su dove ci sono dei riferimenti utili per capire su quale ambiente andiamo a muoverci. Innanzitutto, per fare una rete Wi-Fi bisogna attivare degli strumenti hardware che sono fondamentalmente delle radio. Quindi tutto quello che riguarda le radio in Italia viene trattato da un decreto del MISE del 5 ottobre 2018, qui vedete il riferimento, che è il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, che ha stabilito quali sono i range di frequenze che possono essere utilizzate per determinate funzioni, che siano dai telecomandi piuttosto che sistemi di allarme, piuttosto che radio LAN, iperLAN e VLAN, che sono tre cose completamente differenti, poi magari in un altro momento l'approfondiremo e chiariremo qual è la differenza tra le tre cose. Scusa Sostanzialmente, Pietro, se vuoi approfittarne, ben venga, nel senso che una rapida escursione di questi tre concetti, perché per me sono nuovi. ok, volentieri. Allora, la differenza sostanziale è la finalità a cui si andava a cercare di utilizzare questa tipologia di LAN via radio. Quindi la normale LAN su Wi-Fi era quella che era nata intorno ai 900 MHz in tempi non sospetti, parliamo ormai di 15 anni, 20 anni fa, e veniva utilizzata normalmente per far funzionare apparecchiature interconnesse fra di loro di tipo telecomunicazione. Dopodiché è stato definito che per fare LAN direttamente cablate, quindi con router integrati nella parte radio, si potessero utilizzare determinate apparecchiature in concessione gratuita, quindi le Wi-Fi LAN normali, o a cessione a pagamento di frequenza, quindi privato piuttosto che l'ente di telecomunicazione che decideva di acquisire una frequenza dallo Stato e la autorizzava per fare una propria LAN privata su ponti radio, sul radio, le iperLAN.
Quindi la sostanziale differenza era la finalità, poi se era di tipo gratuito o di tipo a pagamento. Nel 2018, ma già era stata acquisita precedentemente da parte del Ministero delle Telecomunicazioni, poi diventato MISE, confluito nel MISE, c'era già una certa confusione. Alcune frequenze, in particolare le iniziali, quelle della Wi-Fi a 2 giga e 4, erano state occupate più o meno arbitrariamente da coloro i quali facevano da provider di sistemi internet. In primis la Telecom, quindi stiamo sempre parlando di 10 anni fa, 12 anni fa, occupando le poche frequenze possibile con propri apparati, dove avevano la priorità perché servivano popolazione, quindi non era più un collegamento di tipo privato, ma era un collegamento di tipo istituzionale. E dopodiché queste sono state passate sulla 3G6, quindi sono state tolte dall'uso delle frequenze gratuite, e che il 5 ottobre 2018 è stato definito che oltre la 2G4 definitivamente diventata ad uso gratuito pubblico anche la 5G, già precedentemente autorizzata dall'Europa. Qui sotto vedete che c'è l'allegato della parte italiana, qui c'è l'allegato dove c'è scritto le varie frequenze come possono essere usate da chi, mentre sotto ci sono tutte le disposizioni che riguardano a livello europeo per tutta l'Europa tutto quello che è sistemi di accesso wireless e radio LAN. Le wireless LAN sarebbero quelle che io abbiamo chiamato come iperLAN. Quindi poi andando a vedere questi documenti, oppure li potremo pubblicare, uno potrà andare a vedere esattamente cosa può fare e cosa non può fare. Fondamentalmente l'uso gratuito delle frequenze, quindi 2 giga e 4, 5 giga, ci sarebbe anche la 12 e la 25 giga, ma credo che non sia la portata economica di tutti noi, sono sistemi che possono essere utilizzati da privati per interconnettere reti della stessa persona, quindi non è possibile utilizzarle per interconnettere reti di persone diverse, quindi all'interno dello stesso gruppo di reti. Specifico meglio, la 2 giga e 4 in teoria è una domestic wireless access system, vuol dire che non dovrebbe uscire al di fuori dalle mura di casa, quindi quello che io posso fare con a 2 giga e 4 è una connessione che sta all'interno della mia proprietà privata. Con la 5 giga posso invece connettere proprietà privata della stessa persona in luoghi diversi, ovviamente nell'ambito della portata della strumentazione che è per la possibilità di impiego su quel range di frequenza. Quindi facciamo un'ipotesi che io... Prego Marcello. No, volevo dire, visto che a me è venuto spontaneo di fare una domanda, magari è il caso che se qualcuno vuole intervenire che lo faccia, perché tanto siamo un po' a ruota libera. Volevo capire, visto che stai parlando delle due diversità, della 2 giga e 4 e la 5 giga, una è l'ambito domestico, l'altra va fuori casa, ma la sostanza perché ci sono delle frequenze che sono una 2 giga e 4, l'altra 5 giga, sembra che cambia la frequenza per aumentare la portata, la lunghezza, cioè che beneficio comporta lavorare con una o con l'altra? Sì, sarebbe stato più bello se avessimo avuto il tempo di andarci a vedere nella tabella di distribuzione delle frequenze. Se qualcuno riesce ad aprire scrivendosi da qualche parte, vedrà che c'è un grande database in cui c'è scritto per i vari pezzetti di fettine di frequenza qual è lo scopo e l'uso per cui sono autorizzate. Quindi è lo Stato che ha deciso che la frequenza dei 2 giga e 4 è una frequenza che può essere utilizzata per realizzazione di reti all'interno della stessa proprietà, mentre con la 5 giga possono essere collegate proprietà della stessa persona, quindi
della stessa persona in senso lato, potrebbe essere una ditta che ha due stabilimenti. Certo. Comunque... però voglio dire, ha una portata maggiore quella da 5 giga rispetto a quella da 2.4, o non c'entra niente la frequenza con la portata? La questione di portata con la questione della frequenza non è direttamente relativa, nel senso, mi spiego, io a 2 giga e 4 potrei avere gli stessi collegamenti a 30 km, a 50 km che potrei avere con una 5 giga, in senso assoluto dal punto di vista radio, telecomunicazioni. Quindi utilizzerò dei trasmettitori e delle antenne con potenza tale da raggiungere queste distanze. Ho capito. Viceversa, più bassa è la frequenza, più bassa è la frequenza, quindi più andiamo verso frequenze basse, più facile è per tale emissione passare muri, passare oggetti solidi. Ah, ok. Quindi, per esempio, per chi è vecchio come me, si ricorderà i CB, i baracchini, quelli che andavano in giro, i camionisti, a 27 MHz si riusciva con 5 watt a fare collegamenti di centinaia di chilometri, perché riesce a passare, ma poi andiamo lì sul, come dire, su tutto quello che è radiopropagazione, quindi magari possiamo farla a parte, metterò qualche slide nel completo di questo in cui faccio vedere com'è tutta la parte di radiopropagazione e la tipologia delle antenne. Quindi i 5 giga, per avere la stessa efficienza di portata, devo utilizzare una potenza talmente alta che diventa poco efficace a lunghissime distanze a 5 giga, perché man mano che ci alziamo di frequenza, se noi facciamo finta che sia un raggio, quindi l'onda che noi spariamo è sempre più di tipo ottico, quindi i due punti si devono vedere, non devono avere in mezzo niente. Man mano che ci alziamo di frequenza, sempre di più questo è, ma le potenze che sono autorizzate in emissione diventano sempre più piccole, quindi di fatto tu non puoi ottenere enormi risultati cambiando frequenza e aumentando la potenza, perché poi per legge non le puoi sfruttare. Per capirci, in questo momento i 5 giga siamo intorno ai 10-15 milliwatt di potenza massima autorizzata, a cui si aggiunge il guadagno dell'antenna, e dove tu non puoi superare i 30 millivolt di bimetro, cioè a un metro dall'antenna non ci possono essere più di 30 millivolt. Quindi stiamo parlando di potenze molto basse, mentre per quanto riguarda il 2 giga e mezzo possiamo arrivare ai 100 milliwatt, quindi già una potenza decisamente differente, sempre considerando il guadagno dell'antenna. Quindi, che ne so, la parte radio è 80 milliwatt, poi c'è un'antenna con un guadagno di 3 dB, 4 dB e arriviamo intorno ai 100 milliwatt. Stato chiaro? No, mi devo spiegare. Sì, no, mi è chiaro. Pensavo fosse l'incontrario, che aumentando la frequenza arrivasse più, potesse andare meglio. Non so, mi veniva da pensare quello invece. È più immune ai disturbi in quanto è più direzionale. Ah, ok. Ma c'è un problema di puntamento. Siccome la Terra sembrerebbe che sia rotonda, poi ci sono varie ipotesi. Ci sono varie cose. Sembrerebbe che sia rotonda, quindi al di là di una certa distanza subentra la curvatura terrestre. Ho capito. Ecco, in un secondo momento magari vi farò vedere degli strumenti che posizionando le antenne geograficamente nei posti, sono dei GIS che ti fanno vedere sulla curvatura qual è il raggio, qual è il tipo di frequenza, che altezza devi mettere le antenne per poter avere la copertura minima, poi devi calcolare la crescita degli alberi, ci sono varie problematiche. Per esempio, io ho fatto un collegamento tra casa mia e casa di mia suocera, sono 400 metri a 5 giga, ecco, c'ho un albero in mezzo che è più alto di noi e che non dà problemi finché l'albero non si muove per il vento e non piove. Quando si muove per il vento e piove, essendo uno schermo che si muove, disturba e quindi diminuisce l'efficacia e l'efficienza del sistema. Ma va ancora bene, ma stiamo parlando di 400 metri, stiamo parlando di 30 km, ecco. Quindi nella seconda parte, ripeto, c'è tutta la parte europea, è interessante vedere tutto ciò che è autorizzato, questo per chi anche deve farlo magari per lavoro oppure vorrei realizzare un collegamento di tipo particolare, che ne so, Sacile Ranzano, caso così, stata lì. Per quanto riguarda poi
Un'altra cosa che ho segnato qui, e lo vediamo, i settaggi che devono essere usati per la parte radio all'interno del router o degli access point. Questo credo che sia un altro di quelle cose che spesso lascia un po' perplessi. Certo. Non si sa bene che cosa siano quelle voci e come vadano cambiate. Normalmente in tutti i router ho visto che c'è scritto che se uno non è capace è meglio che li lascia come sono, che non fa danno. Prima cosa, potenza di trasmissione, come ho detto, deve rimanere all'interno di determinati limiti. Ora, è vero che specialmente in Friuli, quindi se ci sente gente da fuori Friuli, non so, specialmente in Friuli i controlli che dovevano essere fatti dal MISE si sono diradati moltissimo. Una volta c'erano controlli molto più efficaci ed efficienti e contestuali settimanali nel territorio, ormai non ci sono più. Quindi anche se qualcuno decidesse di usare il 2G4 per sparare fuori e collegarsi a un chilometro con la casetta in campagna, penso che sarà difficile che venga beccato. Fermo restando che poi deve usare potenze di 2-3 watt, che sono sicuramente fuori norma. Il primo dogma quando si fanno rete wifi è utilizzare la minima potenza possibile per raggiungere lo scopo ed evitare i disturbi, perché noi siamo immersi in un campo elettromagnetico continuo dato da tutta la strumentazione elettronica e di tutti i dispositivi radio che abbiamo. Quindi il grande vantaggio che abbiamo sui vari router potrebbe essere da sfruttare quello di poter sostituire le antenne. La potenza delle apparecchiature omologate è tutta uguale, io posso agire normalmente su 3 livelli di potenza, posso abbassare il livello di potenza ma posso migliorare di molto il rendimento di quella LAN migliorando di molto i guadagni delle antenne in uso. Ma stiamo parlando su una rete locale, su una rete locale là? La rete locale, quindi siamo fermi adesso sulla parte 2G4 che penso sì. La cosa che interessa a tutti, poi le cose sono paragonabili all'interno di casa sulla parte 5 giga, cambia soltanto se io devo fare con i 5 giga collegamenti tra posti distanti, e poi cambia leggermente tutto il sistema, ma qui intanto parliamo di quello che è il condizionamento di un impianto wireless per fare in maniera tale che ogni angolo della casa sia coperta e dove mi nascondo posso essere collegato con il mio cellulare, il mio computer da qualsiasi parte. Quindi stavo dicendo, mantenendo il più basso possibile la potenza emessa si migliora il livello di efficienza del sistema migliorando il guadagno dell'antenna. Le antenne di solito che vengono date sono tra i 2 e i 5 dB di guadagno, comprando quelle antenne un po' più grandi, un po' più lunghe, stilo, di solito si vedono, con qualche decina di euro, normalmente si guadagna anche del doppio la larghezza di banda possibile che io ottengo nel mio sistema. E utilizzando un solo access point posso utilizzare in maniera più efficace il mio sistema. Dubbi? Domande? Sì, io c'erano sempre una domanda, perché dico, sono d'accordo che effettivamente è il momento che va alla montagna o viceversa, piuttosto di aumentare il segnale, aumentiamo la ricezione del segnale e miglioriamola, ma tradotto in termini pratici, al mio cellulare cosa ci metto o al mio PC portatile cosa ci metto perché riceva meglio? Noi utilizziamo di cambiare l'antenna solo nella parte di access point. Ah, l'emittente, cioè solo quello che, perché quello comunque è un trasmittente ricevente, quindi aumentando il guadagno dell'antenna aumenta sia in trasmissione ma anche in ricezione. Quindi il fatto che il mio cellulare continui, premesso che poi la modulazione del cellulare è molto più efficiente di quella degli access point ed emette un segnale di potenza relativo a ciò che riceve, quindi se è debole aumenta la sua potenza, se è forte la diminuisce. Batteria, questo anche per il segnale radio normalmente quando siamo connessi, quindi come dire, se siamo in un posto poco coperto si scarica, consumiamo più batterie, è vero, sì, emette più potenza. Comunque, tornando sulla parte radio normale, non è che noi dobbiamo cambiare quella del cellulare. Potremmo cambiare quella del notebook, mettendo magari aggiungendo
dove c'è l'antenna del notebook, un qualcosa che aumenti il segnale che gli arriva dentro, ma come dire, sono artifici molto da ciabattini più che efficaci. Possiamo sicuramente migliorare di molto il sistema migliorando i sistemi d'antenna di partenza, e poi proprio non riusciamo a coprire in maniera efficace, possiamo di pensare di dividere la nostra proprietà in zone. Scusa, una domanda, ma migliorare diciamo l'antenna di partenza, io per esempio ho un router, un Fritz diciamo, no? E nella stanza accanto un po' di perdita di segnale c'è, quindi io cosa dovrei fare? Dovrei mettere un access point attaccato fisicamente al mio Fritz? No, allora, potenziare. Mi pare, se non sbaglio, che ha le antenne interne appena che si alzano con la levettina. Ok, sì. È uno di quelli che, come dire, si può modificare poco, a meno che non lo apri e stacchi il connettorino dalla piastra e metti un'antenna nuova. Ah, ok. Quello non sarebbe facile. Mettiamo un router in cui si può mettere, cambiare. Sì, perché ce ne sono certi che hanno il connettore che si svita. La vita è che lo sviti. Se no, ripeto, sul Fritz lo puoi fare, proprio lo apri, stacchi l'antenna che c'è, ce ne attacchi in alto. Ci rinuncio. È softwareista, non hardwareista. Ma comprendo che non è comunque facile da aprire un aggeggio che poi magari cade di garanzia. No, ma comunque, tornando a noi, in quel caso, se tu hai dei problemi nella stanza a fianco, come dicevo, puoi determinare di utilizzare, di dividere la proprietà su più trasmittenti. Quindi su più access point, quindi ne puoi montare due. Il caso più evidente è quando abbiamo, come dire, più piani, in cui, che ne so, in cantina non arriviamo o in soffitta non arriviamo. Allora decidiamo di cambiare la tipologia di stratificazione, quindi mettiamo, che ne so, uno in cantina e uno in soffitta, e al centro dovrebbe funzionare uguale, ecco, per dire. Nel caso specifico, tu mi dici, io nella stanza a fianco non arrivo, beh, allora dovresti mettere un altro access point collegato possibilmente su rete rame, non in certo, wifi, certo. Rete rame, cambiando radicalmente canale. Allora andiamo direttamente alla parte canale, poi vediamo le altre robe. Ah, questo mi interessa, quindi l'access point, cioè il ripetitore è la stessa roba? Ripetitore, access point secondario? No, l'access point è una cosa che fa da access point, cioè un'apparecchiatura che permette di dare accesso a fare un servizio nei confronti dei propri client. Un ripetitore, ce ne sono di due tipologie. Uno che utilizza sempre la stessa banda Wi-Fi e amplifica il segnale radio, quindi si mette a metà tra il client e l'access point, prende da una parte e trasmette dall'altra. È ovvio che facendo questo, al di là di occupare due frequenze, perché ovviamente quando ritrasmette non può ritrasmettere sullo stesso canale dove ha ricevuto, vi è un deprezzamento della banda disponibile, perché ovviamente, posso fare un esempio idraulico? Certo. Se apro un rubinetto e poi porto a secchiate dall'altra parte, la quantità che arriva è la secchiata che arriva dall'altra parte, non tutta l'acqua che esce dal rubinetto. Quindi questo è il problema fondamentale, per cui se io utilizzo quello che vengono chiamati i repeater, ripetitori, in effetti sto occupando sull'access point la banda che si prende il ripetitore, ma quello che arriva al client è una porzione degradata di un 30-40% rispetto a quello che avrebbe avuto se si attaccava direttamente all'access point. Se invece lo stesso ripetitore lo utilizzo facendo arrivare il segnale dalla parte rame, molti sono così, hanno il 5, e quindi lo metto sul router principale, quindi lui mi arriva dal router principale, lui funzionerà autonomamente come un access point. Quindi in poche parole tu ci stai dicendo che converrebbe a questo punto, noi nelle case che non abbiamo impianti di rete specifici, usare quegli apparecchietti che si appoggiano sulla rete
della corrente di 220 volt e infatti io faccio così e quindi portare un access point secondario su un'altra stanza e usando il cablaggio della corrente, hai capito? Diciamo che questa potrebbe essere una delle soluzioni. Diciamo presente però che l'utilizzo come vettore portante dei cavi rame della corrente elettrica è di varie apparecchiature che sono connesse alla rete elettrica. In particolare, in teoria si ferma dove ci sono contatori o generatori tipo quelli dei fotovoltaici. Ci sono delle esatto, è questo proprio il caso mio, no? Io appunto avevo un cavo cablato, devo farmi prestare da qualcuno la crimpatrice per tornare, perché l'ho praticamente macinato, no? Grazie, ce l'ho, perfetto, ottimo, bravissimo, grazie. Ecco, no? E, perché l'ho macinato il cavo e quindi diciamo che in sostituzione ho messo appunto due connettori che si appoggiano sulla rete elettrica e funzionano, perché evidentemente diciamo che sono all'interno di uno stesso gruppo, diciamo, e quindi non devono passare contatori. Ecco, non devono passare distributori diversi. Ah, ok. E una cosa lì, e diciamo, è efficace in questi termini questo tipo di connessione? La connessione, se fa quello che ti serve, sì, se non fa quello che ti serve, no, certo, ma voglio dire, io per esempio ho la rete giga, in parte ecco, allora ti direi sostanzialmente no, nel senso, se ho la necessità comunque di non poter mettere del cavo rame, rame l'inteso RG45, e ho della difficoltà perché magari, che ne so, devo arrivare nel fienile, sto facendo esempi banali, devo arrivare nel fienile che sotto un altro contatore non ci arrivo, allora la cosa più economica possibile è prendere un trasmettitore sui 5 giga di capacità molto più ampia di quella dei 2 giga e 4 normalmente utilizzati. Cioè andiamo normalmente sui 450 megabit standard, sì. E utilizzare quello come dorsale, quindi collego trasmettitore ricevitore, il ponticino radio, faccio un piccolo tratta in ponte radio che sia anche di 4 stanze o dal piano di sopra al piano di sotto, e da lì parto con la distribuzione a 2,4 giga. In questo caso non avrò alcun collo di bottiglia nel punto di distribuzione, perché avrò una parte one virtuale che è assolutamente ampia e dà la massima disponibilità di quello che mi serve. Certo, certo. E tradotto, cosa vuol dire questi apparecchietti? Cosa sono? Si trovano in commercio questi aggeggi qua? Sì, quelli radio, però diciamo, tornando invece su quelli che vanno sulla rete elettrica, tu sai fino a che portata più o meno hanno, cioè diciamo quanto fanno, 200 giga, 100, 90, 80? Brava che facessero sui 30 megabit. 30 megabit, quindi scarsissimo. Mi pare che ci sono alcuni che arrivano a 60 megabit reali. Poi quello che scrive, il fatto che la porta RG45 sincronizzi a 100 megabit non vuol dire che poi vanno a 100 megabit. Chiaro. Ho capito, quindi diciamo che insomma sono efficienti così, insomma, ecco. A parte, a me non serve, tanto devono solo vedere Netflix dall'altra parte. Mi pare che vada almeno di un megabit alla fine. Sì. No, difatti va bene così, insomma, ecco. Allora io ho una domanda. Allora, siccome hai spiegato tutto fino adesso abbastanza, cioè bene, nel senso bene, perché avevo già intuito io delle cose per casa mia e mi ha dato delle conferme, quindi ho il router in una stanza che è il salotto col wifi, poi ho 5 stanze in stanza, c'è questo garage che ha tutti i contatori sopra e che c'ha anche tutti i contatori del fotovoltaico, e in questo garage c'è una derivazione di un impianto elettrico separato dove ci sono io, e quindi avevo capito che non potevo utilizzare questi ripetitori con la corrente elettrica. E casualmente la settimana scorsa
Ho visto un tutorial fatto da un bambinetto che avrà avuto meno di 13 anni, 14 anni, che spiegava dal router c'è un cavo, c'è una porta cavo RJ45. Se i tuoi muli di casa riescono a farci passare questo cavo, prendi un cavo categoria più alta possibile, ti spari questo cavo, te lo fa arrivare praticamente dall'altra parte dove vuoi, ci attacchi un altro router e da lì metti un'altra wifi con un'altra frequenza e Un quindi altro router o un altro access point? access point, dai, chiamiamolo access point, volendo potrei mettere anche un vecchio router, non mi cambia assolutamente niente. Sì, puoi anche fare due reti separate in questa maniera, sì cioè sì il router lo puoi mettere dalla parte 1 e lo utilizzi come rete a isola. E ovviamente usare la parte RJ45 ti consente di avere una connessione pulita tra le due apparecchiature principali, quindi hai fatto quella che ti dicevo, quella WAN. Però nel momento in cui devi stenderti un cavo RJ45 devi avere canalette corrugati liberi per arrivare da una parte all'altra, o te lo stendi all'aria, non so come funziona. Sarà difficile. Passare zone all'aperto, un cavo RJ45 esteso all'aperto è il sistema migliore per beccarsi un No, fulmine. no, non è steso l'aperto, è tutto dentro in casa, per fortuna. Ok, sicuramente quello categoria più alta possibile è vero fino a un certo punto, perché poi per cablare i cavi di categoria molto alta servono attrezzature particolari e costano un sacco di soldi. A questo punto ti prendi un tratto di fibra, Ah, chiedi a ok. qualche ti metta due bei connettori e te l'attacchi, sei sicuramente immune a qualsiasi disturbo, almeno per una decina d'anni. Se no, la terza alternativa, la butto lì, spendi 80 euro, 90 euro, ti compri una coppia di ponti radio e fai la stessa cosa. Diventa Quello che poi dicevi. economico e di tempo, perché stendere un cavo è sicuramente una soluzione che ti permette di avere per n anni una situazione stabile e perfettamente funzionale. Ma ci vuole del tempo. Mettere un ponte radio vuol dire che domani puoi cambiare la posizione e nel frattempo stai funzionando e in 15 minuti sei pronto. Ah, ok. Sempre che ci sia la soluzione visiva comunque, no? Sempre che ci sia. Sì, ma adesso insisto, cioè, se stai collegandoti da un piano all'altro funziona. Cioè, i ponti radio, quelli che ho io, che costano sui 90 euro, fanno collegamenti a 2 km, cioè a 50 metri vanno. Hai qualche nominativo, qualche marca, qualche suggerimento di farci? Poi mi bannate perché ho fatto. No, per niente, non siamo. Si può andare, adesso a parte le battute, si può andare su roba cinese di tutti i tipi. Anche la TP-Link, di cui comunque io compro il router della serie professional per casa mia, io ho sempre usato roba TP-Link, che i management vanno veramente bene, alla fine non sono peggio di altri. Per quanto riguarda la parte radio, non ho mai usato roba di quel tipo, se no qualcuno me l'ha chiesta, gliel'ho presa e gliel'ho montata. Io normalmente per me o per chi mi chiede uso Ubiquiti. Mi trovo bene, non sono la cosa più economica del mercato, ma manco la cosa più costosa. Per chi piace Ubiquiti, c'è la possibilità di mettere software open source sopra, perché è uno di quelli aperti che paga anche quelli della DTT, non so se conoscete DTT DTR, quelli che fanno i firmware alternativi per i router. Un No. mondo che conoscete, ok, un mondo che per voi è buio. Vabbè, mettono sui Linux direttamente, quindi con quelle macchine ci fanno di tutto, insomma. Una coppia, per dire, adesso faccio un esempio pratico, c'è un signore lì a Fontana Fredda che aveva il router fibra, che non so come mai, a Ranzano hanno la fibra 170 megabit, che gli arriva dalla Telecom, è una cosa che mi ha scandalizzato, io non ce l'ho in Cile, a casa della madre, e gli interessava spostarsi a casa sua che distava circa 70 metri, 80 metri. Ora, anche lì, tra scavare nel giardino, mettere il cavo, che sicuramente è la soluzione più bella e elegante, abbiamo preso due aggeggini, 450 megabit di resa pulita, attaccato uno come dire, nel sottotetto della casa della madre e dall'altra parte nel portale della casa, mezz'ora di lavoro e ha la connettività. Da quest'altra parte ha messo un
vecchio router della TP-Link, siamo entrati dalla parte WAN, e lo utilizza come wifi per tutta casa. Lavoro pulito, perfetto. Spesa totale intorno ai 130 euro. Ecco, per, anche per avere una valorizzazione economica. Ecco. Giusto, giusto. Sì. Mm-hmm. E un'altra domanda che forse ti aiuterei anche a ridere, perché ho sentito, non ne capisco tanto, quindi mi sto informando, guardo su YouTube, come fai a capire se una roba è vera o falsa? Devi avere tante persone che dicono sempre questa roba sperando che non sia una bufala che tutti hanno appreso come vera. Dicono che i router, soprattutto quelli che hanno l'antennina che puoi direzionare, tipo io ho la Vodafone Station, che penso che sia la peggiore cosa che si possa avere, propagano il wifi a 360 gradi come segnale. E se io ho la casa che è stretta e lunga e ho il router da un lato e la mia stanza dall'altro, diciamo che il segnale a 360 gradi da parte sta andando nel giardino che non me ne frega niente. E quindi mi era stato detto, se riesci a deflettere il segnale dovrebbe andare un pelino un po' verso di te, quindi se prima in cesto prendi un'attacca, adesso ne prendi forse due. Questa è la questione di cui avevo accennato prima, che bisognerebbe fare anche, come dire, degli accenni su propagazione e antenne. Le antenne hanno una caratteristica strutturale, emettono energia in maniera perpendicolare al flusso dell'energia stessa. Quindi se io prendo un filo di rame e ci faccio passare energia elettrica da un punto all'altro, gli elettroni sono perpendicolari a questa direzione, quindi escono, se il filo è così, escono per di qua a 360 gradi. Quindi quello che è l'antenna tipica, la stilo, è un'antenna che trasmette da tutte le parti eccetto che sopra e sotto, quindi okay, trasmette a 360 gradi. Quello che noi abbiamo normalmente nelle varie aggeggi sono tutti stilo, sono tutti quanti quelle antennine piccoline a stilo, quindi quelle sono tutte antenne omnidirezionali, in teoria vanno a 360 gradi, ma non vanno né sopra né sotto. Questo è uno degli argomenti per cui vi dicevo, se uno c'ha il router al piano di sotto e immediatamente sopra c'ha un dispositivo al piano di sopra, potrebbe essere che in quel punto lo riceva male. Allora bisogna magari inclinare l'antenna, trovare una situazione, mettere l'antenna in maniera tale che mandi un po' su, un po' giù, un po' a destra e un po' a sinistra, ok. Queste, se no si mettono delle antenne che sono direttive. Cambiare il guadagno avanti e dietro di un'antenna, come si dice, in avanti e indietro, vuol dire mettere un riflettore alla giusta lunghezza d'onda dell'antenna in maniera tale che il segnale che arrivi da dietro venga schermato e il segnale che va nella direzione del riflettore rimbalza esattamente in fase, quindi bisogna mettere la giusta distanza, insisto, in fase, perché rafforzi il segnale in quella direzione. Ora, fatto senza una lavagna dove scrivere diventa difficile. No, l'hai fatto molto semplice. Ho capito che le cagate che dicevano, tipo metti la carta stagnola sul retro del router che ti riflette. Se sei a 2 giga 4, sì, quindi devi calcolare quanti metri sono, centimetri sono la lunghezza d'onda, uh-huh. 27 MHz sono 27 metri, per capire, 2 giga 4 sono 2 km 4 di lunghezza d'onda, quindi devi usare un quarto, un ottavo, un sedicesimo, un centoventesimo della lunghezza d'onda, quindi devi calcolare esattamente qual è la distanza a cui va messa quella stagnola rispetto al tuo dipolo, al tuo antennino. Ah, ecco, quindi si può anche fare tutto sommato. Sì, ma è complessissima. Si può fare tutto, con le antenne si può fare tutto, c'erano quelli che lo facevano con i mestoli d'alluminio, non è un problema. I radioamatori credo che ci avrebbero da insegnarci 100 cose su come fare un'antenna. Vale il principio che comprarla già fatta evito di perdere tanto tempo. Sicuramente. Una volta quando gente che faceva con lo scatolino del Pringles l'antenna per 2,4 direttivo, perché dentro c'è la stagnola e quindi praticamente il tubo trasmittente, vabbè. Ok, un'antenna direttiva 2,4 ha una Yagi da 11 dB, credo costi 9 euro, 10 euro. Non ci spenderei tutto tempo, ecco, tutto lì.
quello che volevo farvi vedere qua sotto, di cui avevamo già accennato quando c'era stato lo scambio di email, che il grosso problema è che il numero di canali possibili per quanto riguarda il quasi resto del mondo che siamo noi, come si vede qui, sono 13. Nella figurina che si vede malissimo, non so quanto riusciate a vedere qui, se voi vedete viene calcolato con la larghezza di banda di 22 MHz, 20 MHz sarebbe. Grosso modo il primo canale, i 22 MHz cadono a metà del terzo canale. Quindi se io trasmetto sul canale 1 sto occupando tutta la banda fino al canale 3. Lo vedete bene qui. Quindi nei 13 canali, lasciate perdere questa parte che è quella fuori, ma nel 13esimo canale, considerando i 13 canali e volendo mettere 3 stazioni che non si disturbano, 4 stazioni che non si disturbano, riesco a farle. Chiaro. Passo addirittura utilizzando come larghezza di banda i 40 MHz, riesco a mettere, che non si disturbano, solo 2 stazioni, una sul canale 3 e una sul canale 11. Io poi c'è da fare una considerazione, che noi siamo molto italiani, credo, quindi io non metterei sul canale 3 perché così non sconfino sotto dove non dovrei andare, la butterei, piazzerei sul canale 1 e diavolo si occuperà di frequenza di qualcun altro, insomma. Quindi alla fine qua 3 ce le metterei, perché una la butto sulla 13, una la butto sull'1 e al centro ne butto un'altra a 40 MHz. Per avere 40 MHz e per avere una larghezza di banda reale effettiva totale in modulazione normale di circa 80 megabit. Scusa, ma i ricevitori, per esempio il mio telefonino, è in grado di, cioè fa una scansione sui canali e quindi prende il canale, cioè se io decido di cambiare il router e invece che metterlo sul canale 6 lo metto sul canale 11, il mio telefono poi fa la scansione e lo trova sul canale 11? Claudio, allora, da un punto di vista gestionale, il telefono, cioè il client, sì, su nome stazione e si identifica e si autorizza in base a una password. Se l'hai messa, se è libera, si certo e accede. Quindi non ha un riferimento canale. Fa una autenticazione attraverso il MAC address del dispositivo e se il MAC address è autorizzato o se è stato lasciato libero da parte della parte router, lui viene agganciato indipendentemente da quale frequenza è in uso nel dispositivo. Quindi io potrei anche avere, per rompere le scatole ai miei vicini di casa, un dispositivo che ogni 15 secondi cambia canale, quindi da un canale all'altro me li spazza su tutti quanti e il mio telefono nel tempo di riconoscimento del telefono gli andrebbe dietro attraverso, e torniamo indietro su quello che era, che il diavolo sono queste cose, eccolo qui, attraverso questo sistema che è l'intervallo di, io non conosco bene l'inglese, il beacon dovrebbe beacon essere. Sì, sembrerebbe sì, da non confondere col beacon, col beacon stasera ho fatto 2 fettine di beacon. Allora il beacon è un sistema che consente alla stazione madre e al client di dire siamo vivi, ci siamo, viene stabilito qual è il tempo tra un, come dire, lampo e l'altro di segnalazione. Quindi quello che tu fai quando cambi, a seconda di quanto hai impostato questo cambio, che normalmente va, teoricamente va da uno a un da un millisecondo a un secondo, quindi sono tempi molto rapidi. Poi i dispositivi normalmente a un millisecondo non ci vanno, perché sarebbe un continuo mandare il segnale di presenza e occuperebbero banda. Normalmente consuma anche batteria. Ovvio, anche quello. Normalmente viene lasciato a 100 millisecondi di standard, ma si può fare o più lento o più veloce. Questo è il segnale che
come ho scritto qua, un beacon segnale che il cliente o router invia alla rete a intervalli regolari per confermare questo stato di attività, per cui nel momento in cui si mandano il beacon le registrazioni si sincronizzano in costanza. Quindi okay. Quando tu cambi canale, il tuo telefono insegue il router e dice sì, quello ha cambiato canale, mi sono cambiato canale anch'io. Quindi questo problema non c'è. L'importante è che il router non cambi l'identificativo SSIDD e non cambi la password nel frattempo, perché sennò non si chiaro. Quindi abbiamo scoperto cosa serve l'intervallo di beacon. C'è una domanda sulla chat e dopo io ne avevo un'altra. La domanda sulla chat la traduco io, ma potresti intervenire tu, la nona Cloud, perché basta che attivi il microfono, puoi farlo anche te direttamente. Basta fare il giro delle cuffie. Sto guardando la chat, è colpa mia. No, tranquillo, sono qua proprio apposta, mi pagano per quello e quindi mi pagano non so in che modo. Insomma. In qualche modo, dai. Io che sono tesoriere in qualche modo. Passando per le cose così. You are now unmuted. Il beacon allora non è un'influenza lag dirette. Alex Raffa, vi ringrazio per avermi accolto, ma l'argomento è un po' troppo radioamatore per me, pensavo fosse più orientato sulla rete. Non so, posso sapere qual è la domanda? No, la domanda è quella sotto, quella successiva, ma il beacon allora non influenza il lag di rete? No, direttamente no, nel senso che se io tengo il tempo con cui la rete è occupata dalla chiamata del beacon, è ovvio che non aumenta il lag di rete, nel senso che le velocità sono tali che sono indifferente. Lag di rete si intende l'intervallo in cui perdo la connettività? Lag di rete è il tempo con cui mi risponde la rete, quello è direttamente dipendente più che dal beacon e dal numero di utenti che sono contestualmente connessi a quell'antenna. Siccome le reti le reti wireless, come dire, al di là di modulazioni di tipo particolare o di presenza nello stesso router di più radio e di più antenne, possono parlare con un client alla volta. Nel momento in cui c'è un client collegato, gli altri devono stare in attesa. Tant'è che se torniamo sempre in quello prima, qui ci sono i vari tempi di indicazioni e messaggio di traffico, cioè lui dice c'ho traffico, devo parlare e occupa la rete con quel client, o se ha traffico per quel determinato client gli manda l'avviso ti devo mandare del traffico, quando quello si riconnette gli dà l'ok, gli trasferisce il traffico dato in pacchetti di rete ovviamente. Quindi se io ho, che ne so, 11 utenti connessi contestualmente che trasmettono tutti insieme, è ovvio che il cliente utilizzerà nel momento in cui è connesso direttamente alla rete, non avrà lag, ma avrà un tempo di attesa dipendente da quanto stanno facendo traffico gli altri utenti. Per sopperire a questa esigenza, negli ultimi router, quelli più avanzati, vedete più antenne perché in effetti sono più radio. Quindi di fatto viene suddiviso su più frequenze di banda con polarizzazioni diverse e tutto il resto, viene diviso su pezzi di traffico differente. È come se avesse ognuno il suo pezzetto di traffico. Ok, domanda. Visto che hai parlato di lag di rete, differenza tra lag di rete e il ping, quello che c'è nello speed test? No, il ping è semplicemente quello che ti dice tra un utente, ma questo vale per la rete normale, quindi il ping ti dice qual è il tempo di risposta di quella determinato utente, che è dovuto anche alla distanza dell'utente. Cioè io, se adesso facciamo un ping tra me e te, ci sarà un tempo che è dovuto dalla somma di tutti i tempi di trasmissione del segnale tra me e te. Non è il lag con cui io ho di ritardo nell'acquisire, il lag è quando tu senti un ritardo tra nel momento, facciamo un'ipotesi, accendo la luce di casa, la lampada non si accende subito, si accende dopo X secondi, quello è il lag.
Okay. Ma non è il tempo che ci ha messo il segnale a dire alla lampada accenditi, o il tempo di risposta della lampada. Ah, ok. Che ne so, dal reattore del neon che ci ha messo un certo tempo di tempo a riscaldarsi. Ci siamo? Quindi il lag è dovuto proprio alla lentezza con cui la rete è in grado di servire l'utente, più che dal tempo di trasmissione, che diventa fisico. Cioè, se io e te siamo distanti un certo tot numero di chilometri, abbiamo quell'apparecchiatura, sì, quell'apparecchiatura ha sempre quel ritardo. Esempio, sono connesso in rame, tipicamente un millisecondo. Sono connesso attraverso un router Wi-Fi, tipicamente ci sono quei 10-15 millisecondi di ritardo, tipici nella comunicazione. Sono connesso... Ma a che distanza? Non è più un problema di distanza, ma di numero di salti e di tipo di apparecchiature. Ah, ok. Cioè, nel senso, una rete rame la puoi fare fino a 80 metri, una rete fibra 2-10 km, ma i tempi sono quelli, come dire, elettrici, quindi non è che sono ritardi enormi. Il ritardo subentra quando ci sono apparecchiature di routing, quindi quando hai dei router, dei ponti radio che devono cambiare la tua informazione e inserirla dentro un fascio e dall'altra parte decodificarla e riaprirla. Cioè, quando io ero collegato via satellite normalmente con l'Italia avevo ritardi di circa 20 secondi a volte, eh. A wow. volte 20 secondi. Quindi ritardo totale 5-6-7 secondi tra io che parlo e io che sento la mia voce di ritorno sul telefono erano già normali. Questo è il lag, quindi questo eco, effetto eco, è dato dal ritardo che ci mette il segnale da terra arrivare sul satellite e dal satellite tornare a terra. Ok. Ma c'è quindi, un'altra domanda? Ma quindi diciamo che... Scusa. Non c'entra lo standard di trasmissione, non c'entra col tipo di portante. Quindi l'802.11n ci sono su varie frequenze, c'è anche su 3 giga e 6. Dipende dalla larghezza di banda che io riesco ad avere, ma è risposta a Max che ha scritto. Quindi sì. È semplicemente una larghezza di banda, quello che io riesco a fare come modulazione fino a n. Stava, se guardi, se vai qui ci sono i vari standard ed esattamente quali sono quelli che ti servono per identificare se sei N, se sei A, se sei G, eccetera. È la questione di quanta larghezza di banda riesco a trasmettere. Su 5 giga e 4 sicuramente N è normale. Ma scusa, tornando un attimo al discorso di prima, ma quindi le interconnessioni internet sono tutte cablate? Cioè, voglio dire, gli oceani vengono passati cablati oppure si passa per il satellite? Al 90% ci sono cavi sottomarini. Certo, sì, perché altrimenti non c'è velocità, perché... È ridondato normalmente sul satellite. Ah, ok. E quindi diciamo che il satellite viene utilizzato soprattutto per backup e quando ci sono dati che non hanno bisogno di velocità real time praticamente. No, allora il satellite viene usato normalmente in tutti i casi in cui non saprei come... Non arrivi col cavo. Vabbè, chiaro, sì, ok. Quindi se in barca... Il 99% delle stazioni carburanti sono collegate tutte via satellite e ve ne accorgete perché sopra molte casette dei distributori c'è un'antenna con un aggeggio quadrato bianco davanti che è tutta la parte di potenza per la trasmissione al satellite. Quindi è un'antenna normalmente abbastanza bassa sull'orizzonte che c'ha sto pacchetto davanti con un grosso occhione. E perché i distributori? Perché loro in tempo reale danno la quantità di carburante nelle cisterne a chi è la casa madre che gli fornisce il carburante. Ah, ok. In teoria per evitare che gli freghino il carburante. Banale. Giusto. Ecco. Vabbè, quindi il satellite è comunque l'occasione per avere in ogni posto quello che ti serve. Per ovvio che il satellite ha dei grossi costi di gestione enormi, quindi banda sul satellite costa tantissimo. In Italia era stata fatta per eliminare il famoso digital divide delle nostre parti, l'opzione per fare connessioni satellitari in cui davano buone porzioni a dei costi che comunque erano quei 10-15 euro più della normale connessione ADSL. Dov'è che si giocava lì?
lì il discorso è dato a quello che diceva prima: quanti siamo connessi contemporaneamente allo stesso spot da 2 megabit o da 10 megabit o da 30 megabit, perché lì va a porzioni di antenna, quindi quanti megabit hai a seconda di quale spot stai usando. Mettiamo che hai uno spot di 2 megabit, ma la contesa è 1 a 35, cioè su quello spot sono montate 35 stazioni a terra, vuol dire che se ti va male siete in 35 contemporaneamente che state facendo traffico. Quindi quei 2 megabit diventano 2 megabit diviso 35. Poi la scelta nell'ambito dell'occhio che viene fatto a terra dallo spot della satellite, quindi quella grossa ellissoide, è che vengono scelte dal gestore del satellite stazioni che sono sparse su tutto l'ellissoide. In questa maniera, per una questione fisica, chi si sveglia prima e chi fa dormire prima fa meno traffico contemporaneamente sull'ellissoide. Quindi se io in un ellissoide che normalmente copre 7-8 ore di tempo, la terra piatta, la terra piatta che gira così, esatto, scusa, mi ero dimenticato, la terra piatta che gira attorno, l'ellissoide ovviamente copre una fetta di popolazione che man mano che si sveglia fa traffico e quando va a dormire il traffico diminuisce. In questa maniera questa contesa diventa meno pesante ai fini dell'efficienza del sistema, ma comunque ha un'incidenza notevole. Cosa succede? Quindi, diciamo, servono 3 satelliti per coprire una posizione minimo. Perché? Allora tu mi hai detto che perché il satellite copre, diciamo, 8 ore, quindi praticamente un terzo del globo terrestre. A che altezza orbita? Più alto più ampio è. Sì, certo, questo sì. Stretto è, quindi è un esempio così, insomma. Ma quelli geostazionari normali? Gli Astra, quelli che sono anche per la TV, uguale, hanno una buona copertura, normalmente vanno su 8-12 ore di spazio. Ovviamente quelli che stanno più sul bordo dell'ellissoide hanno bisogno di grandi. Perdono cose, chiaro. Maggiore, ovviamente. Quindi normalmente ci sono più che fanno questo. Quindi, io sempre andato via satellite, quindi questa esperienza l'ho avuta ben chiara e ben netta. Ecco, una connessione ogni mese mi costava intorno ai $2,000, quindi non era male. Bene. E quindi se torniamo invece poi sulla questione del wireless di casa, quindi quando noi dobbiamo mettere un numero di accessi in maniera tale da dividere l'area della proprietà per avere la disponibilità di un access per me. Se devo fare tanto traffico ed ho un access a 100 megabit, 65 megabit tipici, e ho bisogno di tutto il suo segnale, devo fare in maniera tale che lo possa utilizzare uno o al massimo due client. Quindi se in casa uno ha 5 figli che fanno contemporaneamente scuola, una moglie che deve fare scuola, tu ti vuoi vedere Netflix, è probabile che tu abbia assolutamente bisogno di un access che ti permetta di fare contestualmente più sessioni. Questo può essere fatto acquistando anche apparecchiature che ti permettono di avere più accessi contemporanei. Che sono? Mai visti? Mai sentiti? No. Quelle che si chiamano MIMO. Sono access, utilizzando modulazioni particolari, ci sono degli access point che hanno anche la graziosa caratteristica che se li metti in sistema ti permettono di fare il roaming in automatico da uno all'altro, quindi tu fai un'area geografica e man mano che ti sposti con la tua apparecchiatura è l'apparecchiatura che ti aggancia da uno e ti riaggancia per l'altro e per l'utente è trasparente, quindi è una cosa molto carina. E anche questi ce ne sono di varie marche, questi particolari sistemi di access point. Costano qualcosina di più, costano intorno ai 100-120 euro l'uno. Hanno normalmente caratteristiche di antenna migliori perché devono gestire più utenti e arrivano a gestire anche quei 20-30 utenti contemporaneamente senza fare una piega, diciamo così, brutalmente. Io sono riuscito con questi sistemi a sovraccaricarli fino a un centinaio di utenti l'uno, facevano videochiamate con casa e hanno sempre funzionato abbastanza discretamente.
quindi non è male. La videochiamata o la chiamata tipo quella che stiamo facendo noi risente di non essere asincrona. Quando tu fai una videochiamata, il traffico che occupi in trasmissione e il traffico che occupi in ricezione è uguale, mentre tutte le linee che ci vengono normalmente vendute dai sistemi di telecomunicazione sono asincrone. La ricezione è normalmente almeno 10 volte superiore alla nostra trasmissione, perché normalmente noi navighiamo e scarichiamo, non siamo agenti che trasmettiamo. Quindi va bene il fatto che solo una parte del nostro segnale possa uscire. Dov'è la problematica in questo? Nell'asincrono e nel fatto delle videochiamate che invece occupano una banda paritetica. E per le caratteristiche della trasmissione IP, ogni pacchetto ricevuto necessita di essere confermato. Quindi se io non ho banda in mia trasmissione e ricevo, ho il problema che a un certo punto si blocca la mia ricezione, anche se non è occupata completamente, perché non sono in grado di dire al pacchetto che arriva: guarda che ti ho ricevuto, alla stazione che me l'ha mandato ho ricevuto correttamente il pacchetto. Questo è il problema di quando qualcuno utilizzava roba tipo il MUL, che caricava a favore di altri e si trovava completamente saturo la banda di trasmissione e non riceveva più niente dall'altra parte. Diceva: ma perché non ricevo niente, che è tutto libero? Perché hai occupato completamente la banda di trasmissione. Questo può essere una delle occasioni che succede in casa. Se siamo in tanti che stiamo facendo videoconferenza, può darsi che non è il problema di quanta banda ho disponibile in entrata, ma che alla fine tra tutti abbiamo saturato la banda in uscita, che potrebbe essere anche solo un megabit normalmente. Sì. È un megabit facilmente. Quindi anche Io fino a qualche tempo fa avevo una DSL che mi dava appunto ma meno 600k in upload, una cosa scandalosa. Per fortuna adesso mi ha messo la fibra. Qualcuno fa il commento su iMule? Sì, infatti, l'upload è sempre a zero, però l'upload è sempre a zero. Se uno deve condividere su iMule è come dire: io prendo e basta, e gli altri niente. Diciamo 30k vanno bene, vai. Nonna cloud, chi è la nonna cloud? Anche la nonna cloud, sì, geostazionario, certo. Sullo stesso punto, poi in effetti ha un'orbita geoellittica di piccoli movimenti, ma comunque sostanzialmente sullo stesso punto. Quanto sono? 36.000 chilometri sono, quant'è? Che cosa? L'orbita diciamo quella più affollata dei satelliti. Guarda, non ne ho la più pallida idea. No, vabbè, d'accordo. No, perché so che fino adesso abbiamo parlato che la Terra era piatta, adesso mi mettete di mezzo anche che si gira. Vabbè, ma se, gira in senso circolare, no? Sì, sì. Disco a 33 giri, e a volte va a 78, a volte va a 33, è una cosa così. Certo. Stavo dicendo, la cosa infatti interessante era il progetto Google, che volevano mettere dei satelliti in orbita molto bassa per servire e fare una copertura di tutte le zone del mondo non coperte da internet, quindi una larga banda per il cosiddetto terzo mondo, che quindi dovrebbero partire più o meno dall'Italia, credo. Sì, infatti. Sono al terzo e mezzo noi, ecco. Noi siamo borderline, dai. Siamo sul bordo. Siamo sul bordo della Terra piatta. Ok. Quindi allora abbiamo visto grosso modo quali sono le specifiche. Volevo solo tornare un attimo su quali erano questi significati, tre minuti, sì. Poi ci togliamo dai piedi. Sempre nella questione dell'efficienza del sistema, a seconda se ho tanti client o pochi client, posso anche decidere qual è la dimensione minima dei pacchetti che devono essere mandati. Se ho tanti client, posso anche decidere che il pacchetto non debba essere di determinati byte, normalmente 2346, ma possa essere più piccolo. Questo per servire nella divisione di tempo con cui funziona il sistema,
più client in contemporanea, quindi ad ognuno do una piccola risposta. E quindi mi sbrigo più pratiche contemporaneamente, per cui se alcuni client necessitano di piccoli pacchetti dati, magari diminuendo entro certi limiti la dimensione del pacchetto, riesco a seguire e a concludere sessioni di più utenti contemporaneamente, a un tempi più brevi. Però più diminuisco la dimensione del pacchetto, più lenta diventa la risposta della rete, lag. Perché ovviamente riesco a servire più utenti in contemporanea, ma al singolo utente che invece necessita di tanto trasferimento dati ci metto più tempo a dare risposta. Chiaro. Questo, la RTS threshold e il fragment threshold, sono i due pezzi. Il primo è quello, per chi ancora utilizzava le seriali se lo ricorderà, in cui la linea va alta per dire ti devo trasmettere qualcosa, e dall'altra parte riceveva l'acknowledgement, dice ok, puoi mandarmi. Questa è la stessa cosa, lui ti dice io ti devo mandare qualcosa, viene mandato questo pacchetto, e dall'altra parte quello gli dice ok, puoi mandare. Posso anche definire la dimensione del pacchetto da negoziare per mandare, quindi il data frame quale deve essere. Va ovviamente insieme alla parte della frammentazione, quindi se diminuisco uno diminuisco anche l'altro. Questo è il tempo tra un invio ai client di rete e il successivo, cioè dopo quanto tempo io mando un altro pacchetto allo stesso utente. Perché? Siccome se sto trasmettendo non posso sentire, come dire, sono comunicazioni in cui trasmetto e non sento, se c'è qualcuno che deve trasmettere, io devo avere un tempo in cui sto in ascolto. Quindi io, access, devo dare la possibilità ai clienti di potersi collegare, perché se no, se un cliente è collegato, rimane collegato sempre solo lui, se è in trasmissione, e non sono in grado di dare servizio ad altri, perché comunque non sento gli altri. Inoltre, chi sta trasmettendo ha un grosso problema, non si rende conto se contemporaneamente altri stanno trasmettendo. Questo dà disturbo, perché tutti insieme sparano in frequenza insieme. Quindi ci deve essere un tempo in cui si rimane in ascolto e devo dare il tempo reale al client che ho chiamato di rispondere. Perché questo? Perché spesso per diminuire i consumi energetici, se avete visto anche sulla rete, c'è quella vocina che permette di mettere in stand-by la parte rete. Quindi devi dare tempo poi al sistema a cui sto suonando il campanello di venire alla porta a rispondere. Quindi devi determinare qual è il tempo che devi rimanere in attesa che ti arrivi la risposta quando hai chiamato. Maggiore il tempo, più è facile che il client possa andare in standby. Minore il tempo, più è impossibile che il client possa andare in standby, perché viene sollecitato in maniera continuativa. È chiaro la differenza tra le due robe? Sì. Magari nell'utilità normale che stiano sempre in ascolto è meglio, perché almeno rispondono. Però ci sono tipo i notebook che si vanno in autospegnimento e che si accendono solo quando tu li richiami, può succedere anche attraverso la rete. I computer attraverso le RJ45 hanno questo tipo di funzionamento, quindi la macchina viene accesa dalla rete, cioè arriva un pacchetto per quella macchina, la macchina si riaccende e processa il pacchetto. Poi andiamo sulla parte WMM, WMM è quella che serve per una marea di servizi. Questo occupa nei router un sacco di spazio di banda, per cui se nessuno di voi ha sistemi VoIP, e purtroppo adesso con la fibra ce l'abbiamo quasi tutti, o ha l'invio in broadcast di pacchetti, può essere spento. Poi quando lo leggete, ve lo leggete per bene, come si fa? Praticamente la differenza è, se io ho abilitato il multimedia
o viceversa ho sistemi voice over IP attivi, devo permettere a questi sistemi di ricevere dei dati, perché se no non ascolto la voce, non ascolto la musica che sta trasmettendo, i video. Questo occupa in maniera massiva la rete, perché ha priorità su tutti gli altri servizi. Quindi sul QoS automaticamente questo va in priorità, tutti gli altri servizi vengono degradati. Questa è un'impostazione che si fa sulla rete, sull'impostazione rete Wi-Fi. Questa è una delle impostazioni che ci sono in alcuni router, io non so se in tutti i router è possibile, diciamo che quelli un po' di livello un po' più qualitativo ci sono queste impostazioni. Sono nei settaggi guardati, quelli che non guarda mai nessuno. Sì, infatti non suppone neanche che esistessero. E io per esempio ho un telefono in VoIP. Mi sono perso il commento. Quale? Sulla chat c'è scritto, almeno tu ha scritto molto interessante, ma non... Sì, ma è per quello che stavi commentando prima, infatti sì, penso si riferisce un po' a tutto il commento che hai fatto. Vado avanti? Sì. Sennò sì. Tre cose, è una cosa che... Aspetta, passiamo alla 8, che è una cosa buffa. Che cos'è l'access point isolation? Cioè quando c'è scritto isolamento access point, che vuol dire? Chi lo sa? Vuol dire che i client non possono più parlare fra di loro attraverso l'access point. Chiaro? No. Allora spegnilo. Sì, no, sì. No, no. Gli viene dato servizio solo verso l'esterno. Quindi non possono utilizzare l'access point come tramite di una rete interna. Non sono chiaro. No, non mi quadra. Bravo, esattamente. Bravo, esattamente. Se tu devi solo dare collegamento per un servizio, non c'è alcun motivo che gli utenti fra di loro si possano vedere. Ah, ho capito adesso, ho capito. Che sembra una banalità. Spesso questa è una di quelle cose che occupa banda, nel senso che poi magari due computer, anche per cose assolutamente insignificanti, scambiano dati. Magari uno c'ha il virus e l'altro vuole diventare anche lui virato, scambiano dati fra di loro occupando banda. Attivando l'isolamento dell'access point, gli utenti possono scambiare dati solo verso la WAN con tutte le caratteristiche e tutti i criteri che gli abbiamo dato. E scusa, che comunque non è cioè, potrebbe essere utile anche in una rete casalinga, perché voglio dire, se io ho due telefoni, i due telefoni non hanno grandi motivi per parlare tra di loro, perché se devo fare, che ne so, Telegram, comunque vado all'esterno, insomma, ecco, quindi il colloquio diretto ce l'ho solo se ho necessità di rete. Magari su due PC sì, perché i due PC magari nella stessa rete locale apro la rete, eccetera. Condividi la stampante, ti serve condividerla, allora non vai all'esterno. Due telefoni fra di loro, onestamente non vedo il motivo per cui si scambierebbero dati. Infatti i telefoni no, sono sempre apparecchiature che hanno un traffico. Però ti faccio un esempio: se tu hai una stampante collegata in wifi, vabbè, quello sì, un computer collegato in wifi, a quel punto tu la stampante non la vedresti. È chiaro, capito. Non a cloud, spegnendola, nel senso, se è disattivato vuol dire che già non hai l'isolamento dell'access point. Però sì, in teoria ti puoi collegare ad altri client attraverso il wifi, ma per esempio se un computer è attaccato normalmente sulle RJ45 e l'altro con il wifi, lo vedrete comunque. Se io ho una stampante in rete non posso isolarla, chip, esattamente così, non puoi isolarti, perché se la stampante di rete è collegata non sul cavo di rete ma su un wifi, non la vedresti più. Certo. Mia personalmente attaccata sul cavo di rete RJ45, quindi il problema non c'è.
In ogni caso evito di attivare la P isolation perché potrebbe essere utile a volte scambiare dati tra i telefoni, ecco, tutto lì. Mettiamo il telefono e solo la parte del smartphone, ecco. Bene, allora l'altra cosa invece è l'intervallo di guardia. Questo è un problema di tipo elettrico dello standard che è l'802.11 nelle sue, tutte le sue varie versioni, e va insieme su un altro passaggio che si trova in altri, ma che riguardava fondamentalmente quelli che andavano a 54 megabit, quindi i G, gli 802G, che potevano andare anche a 125 megabit. Non so se vi ricordate, c'erano alcuni router che si potevano raddoppiare la potenza di emissione. Ok, e veniva definito il preambolo, è la cosa similare. Allora, ciclicamente c'è un livello di guardia, intervallo di guardia, che viene utilizzato per il controllo dei pacchetti d'errore. Io posso ridurre il tempo dell'intervallo di guardia. Più lo riduco, più rapidamente sparo fuori i miei pacchetti. È ovvio che più rapidamente sparo fuori i miei pacchetti, più alzo il tasso di errore del pacchetto, perché non aspetto che il pacchetto venga trasmesso correttamente. Più tempo c'è tra la trasmissione di un pacchetto e l'altro, più è evidente che riduco il problema di errori nel pacchetto. Gli errori nel pacchetto non sono dati, torniamo al discorso di prima, solo dal fatto che vengono trasmessi a una velocità piuttosto che con l'altra, ma siccome stiamo parlando di una rete aperta, è come quando tutti parliamo insieme. Se cominciamo a parlare tutti insieme e uno parla velocissimo, probabilmente quello che lui sta dicendo diventa meno intelligibile di due che stanno scambiando in una sala affollata una conversazione lenta. Quindi il livello short G, intervallo di guardia, se lo diminuisco, aumento la velocità di conversazione, ma in un ambiente in cui c'è disturbo, diminuisce la qualità della conversazione, aumenta il tasso di errore. Più lento è, più distanziati sono i pacchetti, più è improbabile che le interferenze abbiano la meglio sulla mia conversazione. Chiaro questo punto? Chiarissimo. Anche questa è una cosa che a volte non ne teniamo conto. Quindi se in casa mia ho altri 18 access point attorno a me che magari trasmettono sulle stesse frequenze a seconda di come si sono alzati la mattina, e ho a volte problemi a raggiungere posti un po' più distanti, la cantina dove non si riesce ad arrivare bene, o arriva un po' e non arriva, potrebbe essere che aumentando l'intervallo di guardia riesco ad avere una conversazione o avere una tratta funzionante anche in cantina. Ok, è da provare. La stessa cosa vale per il preambolo, uguale, la opzione simile aumentava il tempo di latenza iniziale prima di trasmettere il pacchetto, era una cosa simile. L'ultimo è la velocità multicast. Io non so adesso, al di là di queste occasioni, in quanti noi nella stessa rete facciamo teleconferenze e videoconferenze nell'ambito della stessa rete. Forse è più una cosa di tipo aziendale, quindi l'esigenza di mandare nell'ambito della stessa rete gli stessi pacchetti a più utenti in un ambito casalingo è molto relativo, però lo è in una rete anche di lavoro in cui magari contemporaneamente stiamo vedendo la stessa attività. Quindi la velocità specifica con cui i pacchetti multicast sono trasmessi dall'access point alla rete wireless. Più aumenta questa velocità, anche questo, aumentano le prestazioni multicast, quindi di videoconferenza, ma diminuiscono tutte le altre prestazioni. Quindi anche qui è da verificare. Anche qui, se non serve, perché in occasione a casa credo che veramente non serva, azzerare, mettere il più basso possibile il multicast evita di intasare la rete con pacchetti ripetuti inutili. Ecco.
C'è una domanda sulla chat riguardo l'isolamento che avevamo parlato prima dell'enable API isolation. Ho detto anche, sì, ma sulla seconda. La stampante è collegata alla regione, ma il PC via wireless no, funziona, è come ho fatto io, non c'è problema. Okay. Anche se l'isolamento, la sua macchina si collega al router e poi è il router che si che parla con... Ok, perfetto. Mm-hmm. E c'è un altro dispositivo Wi-Fi sulla stessa rete, lui non lo vedrà. Certo. No, io non ho parlato della parte 5 giga. Ora, molte parti 5 giga è similare, la completerò e manderò, giuro, la slide dei 5 giga di presentazione. Mm-hmm. Il numero di canali è molto ampio. Giusto che stiamo chiacchierando, vorrei specificare che sempre delle determine di legge, e poi a seconda delle approvazioni di legge dei vari paesi, alcune frequenze sono utilizzabili a potenze differenti o solo nell'ambito della proprietà privata, quindi hanno la stessa funzione di quelli dei 2,4 giga, non possono essere utilizzate su proprietà private non direttamente confinanti, e sono una serie di canali. E lo manderò, quindi ci sono, che ne so, i primi 30 canali, anche quando uno lo vede sui vari dispositivi, che sono quelli utilizzabili in casa. Perché voi dal cellulare che magari va a 5 giga non vedete i ponti radio a 5 giga? Da una parte perché i vari signori Eolo, c'è qualche Eolo collegato? I vari signori Eolo che utilizzano a gratis la frequenza dei 5 giga senza pagare una cippa di nessuno, per dare internet a pagamento, utilizzano l'SSD nascosto. L'SSD nascosto vuol dire, e questo è un altro dei problemi dei disturbi, che io posso non identificare con un nome la mia rete. In questo caso la P nasconde il suo SSD. Io per connettermi devo conoscere qual è l'SSD, perché in maniera criptata comunque viene utilizzata, ma se uno va in rete, quindi con un analizzatore di rete, non trova la rete, trova l'occupazione di banda però. Quindi se uno fa un'occupazione di banda la trova e vede il picco nello strumento, ma non vede il nome della rete. Eolo da un po' di tempo ha criptato completamente la propria rete, cosa buona e giusta, ma ha tolto anche gli SSD visibili. In questa maniera sembra che lui non ci sia. Quindi quando uno va a montarsi poi un ponte radio a 5 giga e vuole fare 300 metri, deve impazzire a cercare qual è il canale libero che non è utilizzato. Mentre prima si vedevano tutti i canali occupati, quindi uno faceva più veloce a dire vabbè, questo canale è occupato, questo è occupato, questo è occupato, invece adesso devi andare con l'analizzatore di spettro e vedere quali sono i canali occupati. Insomma, è un po' più fastidioso. A 2,4 giga non è così frequente perché tutta questa gente smaliziata non c'è, a 5 giga comincia a essere presente. Consideriamo inoltre che 5 giga, la potenza che viene data per l'uso è talmente limitata che a volte succede che la gente non stia dentro i parametri. Come si fa, e l'avevo accennato prima, a non rimanere dentro i parametri? Che non si può fare, non sto sconsigliando di usare questo sistema per fare i collegamenti indipendentemente dalla possibilità di farli. Se io prendo un'antenna con un guadagno superiore e setto il ponte radio con i parametri di un'antenna di guadagno inferiore, automaticamente in antenna avrò potenza superiore a quella che dovevo avere. Ripeto, in antenna io devo avere un massimo di 5 giga, 2,4 giga, 100 milliwatt a un metro. Ma se per fare questo ho 80 milliwatt di radio e un'antenna con un guadagno di 3 dB e arrivo ai 100 più o meno, se io non ho più l'antenna da 3 dB ma ho un'antenna da 9 dB, non avrò più 80, ne avrò 100, ma ne avrò 200. Chiaro? Questo senza cambiare l'apparecchiatura che ho omologata inizialmente. Oppure, siccome i settaggi sono per tipo di nazione, se io quando inizializzo la macchina, invece di dire che sono un italiano, gli dico che sono australopiteco, che non c'entra niente, australiano,
molto bello australiano, la potenza che mi permette di avere in Australia non è quella che mi permette di avere in Italia in omologazione. Quindi uscendo fuori dall'omologazione posso avere, che ne so, quei 100 mW in più di potenza in uscita sull'antenna. Questi sono i modi per come dire, inquinare di più dal punto di vista elettrico e magari riuscire a fare un collegamento che altrimenti non si riuscirebbe a fare. Chiaro. Domande? Morti tutti. No, penso che sia talmente chiaro che penso che l'abbiamo capito tutti, insomma, come funziona. Dai, faccio una domanda. Faccio una domanda da Ivo. Oh, io ho fatto il cenno così, ok, è tutto chiaro. Una domanda da te, mi piace il tuo microfono. Ah, ti piace il mio microfono della Rode. Sì, sì, è un bel microfonino. Cioè, mi piace il fatto che sì, sapevo qualcosa di radioamatori perché avevo collaborato con dei radioamatori e facendo lo scout ho dato anche le radioline, quelle PMR, e quindi qualcosa avevo imparato. E mi piace questa commistione che c'è tra il wifi il casa e le informazioni che sapevo da radioamatore, e quindi è interessante perché ha completato un po' tutta la conoscenza. Cioè, invece di avere un argomento e un altro separati, cioè li ho completati unendoli fra di loro, diciamo. Giusto, giusto, giusto. No, no, è stato molto interessante. Quello che consiglio sempre io, prima di dire in casa, prima di fare qualsiasi cosa, un bel controllo di quali segnali su quali canali arrivano nelle varie stanze e poi dividere. Sì, Odino, è esattamente così. Se uno non sa come collegare, finisce che attacca più dispositivi e fa solo confusione. Quindi stavo dicendo, il consiglio che do io sempre, che avevo dato l'altra volta, era controllare stanza per stanza cosa arriva di segnale. Sugli smartphone ci sono delle app, una volta si chiamavano, quando ero giovane io, si chiamano app. Come app, si chiamavano? Programmi. Ah, vabbè, una volta. C'è adesso app, applicazioni. Controllo dell'occupazione di banda nel 2G e 4 nel 5G. Uno vede su quali canali trasmette, quanto arriva di segnale del proprio router e poi decide se è il caso di sdoppiare il router sempre su canali distanti da quelli già occupati e utilizzando sempre la minima potenza che vi permetta di raggiungere l'obiettivo della copertura di casa, che ricordo, per una questione di propagazione e di rimbalzo sulle pareti, se in casa avete messo il massimo della potenza e vi arriva male o distorto, è che perché probabilmente state trasmettendo una potenza troppo elevata. Poi magari andate 300 metri fuori casa e prendete la vostra wifi perfettamente. Non so, se questo era lo scopo di far collegare anche i vostri vicini di casa, io consiglio di diminuire la potenza in uscita. Chiaro. Ma questo significa che se io avessi in casa tre access point, per ipotesi, perché ho una casa a 10 piani, quindi devo coprire diverse zone, dovrei stare attento a fare in modo che ogni access point occupi un canale diverso dall'altro? Se sono tutti a 2G e 4 lo fai senza problemi, perché tre canali riesci a occuparli differentemente. E se hai anche quelli a 5 giga, perché poi sai che adesso gli access point sono anche dual band, sì, ho visto. Considerando che l'efficienza del 5 giga di quelli da casa è molto bassa, quindi stiamo parlando veramente dei 30-40 metri, se c'è un muro già prende poco, e puoi dividere magari un piano a 5 giga e quello che ha meno muri, che ne so, magari la soffitta che è in legno funziona meglio la parte in 5 giga e 2 giga e 4 dove c'è pareti più spesse e cemento armato. Ok, chiaro. Comunque, nella considerazione, come Claudio sa, che ormai io sono un povero pensionato, non ho senza lavoro, diciamo così.
se qualcuno ha bisogno in zona di una mano, io non c'è problema, vengo, non, come dico scherzando, mi pagano già, non serve che mi pagano altri, quindi ho già quello che devo avere, se serve una mano ben volentieri, ecco. Va bene. Allora, parlando di qualcosa di reale, guardate se riuscite a capirci qualcosa. Allora, questo è il test che ho fatto adesso mentre stavate parlando, delle tipologie di wifi e canali, segnali che vedo in casa mia. Allora, adesso scusatemi, quella che è in rosso, adesso l'ho guardata io perché non mi ricordavo, è la mia. E non riceve prima? È il mio, è il wifi di casa mia adesso, e casualmente non l'ho fatto combaciare con altri segnali wifi, perché la prima cosa che ho fatto è spostare il numero in modo che non si sovrapponesse con altri. Quindi questo è il canale qui, tu adesso non sei connesso con wifi nella tua connessione del PC? Sì, perché no, comunque il segnale è troppo basso. No, sono connesso col wifi. Ah. E il segnale è abbastanza basso, però non con Lima, con gli altri, cioè è quasi tutto graficamente staccato, cioè non è 3 e 5 che si collimano fra di loro e metà di uno e metà dell'altro. 5 giga o 2 giga e 4? 2 giga e 4. Sì, non lo vedevo. Come si chiama quell'app? Allora, questa app, aspetta che l'ho installata al momento, analizzatore wifi, guarda, ti faccio vedere. Questo è il... Aspetta, perché mi ha sparato il Fritzlan? Questa. Analizzatore wifi. Ah, ok. Infatti così ti vedi anche lì con Cina giusta. Cioè, questo è il massimo che sono riuscito a fare a livello software, senza andare a interagire con altre cose. La versione free, perché, come dire, è poco invasiva a proposito dei banner pubblicitari. Sì, sì, ho fatto la free, sto usando la free, però è un po' una palla. Se voi vedete il ripetitore, io questi sono i miei, sì, nelle varie zone. Se vedete al centro c'è uno esattamente che coincide con il tuo. Sì. Che sfigato quello. Beh, a me non disturba. No, sì, perché è anche molto più basso. Sì, il fatto che vada su e giù è quel segnale proprio di disturbo. Guarda lì, Claudio, una sovrapposizione di 3 sulla stessa fase. Un canale pieno di gente. Perché saranno quelli che usano il router e lasciano tutto standard, compreso admin, e avranno tutti il canale 1 o 3. Li hai preimpostato, non hanno toccato niente. Allora, Odeno, come avevo detto prima, la banda dei 40 MHz non è una banda, ma è la larghezza di banda. Serve per aumentare le prestazioni della rete. Mi spiego meglio. E una larghezza di banda di 10 MHz, che è quella più piccola, riesco ad avere come efficienza intorno ai 54 megabit. Bit meno perché ha un tipo di modulazione quadrupla, cioè su 4 assi differenti. Quando arrivo sui 40 MHz è per avere intorno ai 100 megabit, che poi non ci si arriva, reali, in effetti è come se tu avessi 80 megabit, però occupi, e ti rifaccio vedere la slide, ma poi cercheremo di caricarla, questo è il caso dei 40 mega, vedi? Qui hai, che è l'811N a 40 mega, che io sconsiglio sempre di usarla. Se tu vedi, riesci ad utilizzare nell'ambito dei 2 giga e 4 solo due canali senza sovrapporsi. Mentre se hai già 20 mega, in cui come efficienza generale alla fine non credo che ti cambi tanto, perché arriverai sui 65 megabit al computer puliti, quando parlo 65 intendo quelli reali, non quelli che ti fanno vedere con altre robe, quindi intorno ai 65 megabit riesci ad avere 4 stazioni, e se qualcuno accanto a te ha delle stazioni magari riesci a distanziarti, magari gli bussi alla porta e gli dici: senti, non voglio una tazza di latte, ma ti puoi spostare di canale, che così ci mettiamo d'accordo, potrebbe essere la soluzione, ecco. Non so se ti ho risposto, magari dammi un segno di vita. Bene, molto bene. E una domanda, penso che è una domanda un po' troppo
tanto che aspettiamo se ci risponde, un po' troppo azzardata. Io ho un problema su un'azienda che hanno pochi terminali wifi, non tantissimi, però si disconnettono frequentemente, nel senso che tu lo stai guardando, lo stai usando e vedi il segnale wifi che va a zero e poi si riconnette da solo. E questa cosa succede frequentemente. Opera di disturbo, Marcello. Disturbi, dici tu? Disturbi. Praticamente c'è o sono stati messi più ripetitori wifi contestuali che vanno sulle stesse frequenze e quindi si coprono l'uno con l'altro. O magari sono su canali adiacenti. Anche qui, se vai dentro col software che è, sì, ti ha fatto vedere anche io, e vai dentro magari in maniera molto banale, esistono dei analizzatori di spettro sicuramente più sofisticati del cellulare, certo. E vedi cosa succede. C'è un altro aspetto: se l'azienda ha macchinari, sì, tanti, potrebbe esserci una problematica legata a disturbi dati da macchinari. Questo è un aspetto, per cui fai la prova col cellulare, verifica se il sistema è stabile o se hai altri casini. Anche qua prova a fare, se hai più ripetitori nella stessa azienda, ne hai tanti, sì. Se hai ripetitori o access point, quello ti dico, non so cosa hai, spegni tutte e lasciano acceso uno. E poi li accendi uno alla volta e vedi se si danno fastidio, e mi raccomando spostali di frequenza anche lì. Stringere la banda apparentemente può sembrare che hai meno efficienza, perché hai una larghezza di banda utilizzabile più bassa, quindi ci mette più tempo a trasmettere. Però è anche vero che se il sistema è più stabile perdi meno pacchetti e la funziona meglio. Ok, utile consiglio che proverò senz'altro a fare. No, ti suggerisco di fare una prova, se l'azienda ha soldi da spendere, sostituire gli access point banali, con router banali, con dei MIMO. Spende qualcosa. Sono già MIMO. E allora sono Ubiquiti. E allora qualcuno te l'ha configurata la minchia. Sai che cosa funziona? No. Il sospetto ce l'ho anch'io. Allora, sono configurati alla minchia. Scusate, minchia, non dovevo dirla. Sicuramente, siccome i MIMO trasferiscono il client dall'uno all'altro, hanno sbagliato la configurazione del trasferimento. O li hanno usati come access point singoli, e loro, dopo un po' di inattività, o perché quello si è spostato per un qualsiasi momento, lo sgancia. E ci mette N tempo a riagganciarlo, perché non sa che altro. Gli access point dell'Ubiquiti necessitano della gestione attraverso un computer con un software. C'è un software apposito sul server che controlla tutti, sono tutti coordinati questi access point, tutti centralizzati da un unico software, da un unico... Non perderli i segnali. Eppure succede spesso che si perde. È stato male, o ne hanno messi troppi. Anche questo può essere, sì. Ma siccome da software li puoi spegnere. Ecco, potrebbe essere. No, infatti mi hai dato due consigli giusti: spegnerne un po' e abbassare, ridurre la frequenza per avere una. La potenza. Scusa? Ridurre la potenza. La potenza. O la frequenza. La potenza. Cambiare frequenza nel senso di canale. Canalizzazioni distanti l'un dall'altro, in modo tale che non si sovrappone. Certo. E ridurre la potenza in modo tale che non si sovrappongono tra di loro le forme di interazione tra gli acceggi. Ok. Proverò. Però questo è dell'Ubiquiti, lo fa da solo questo. Cioè, se gli dai la giusta dimensione, a meno che non gli forzi i parametri, lui ti dice di default qual è la potenza corretta. Non sono messo, ho visto solo questa console dove si vedono tutti i vari dispositivi dislocati, ma non sono mai andato dentro a vedere. È facilissima da usare, se lo so usare io la possono usare tutti. Ma... beh dai. Modestia. Va bene, ok ragazzi, mi pare che siamo arrivati a un buon punto. Disponibile, e chiunque abbia bisogno. Non a cloud, nel router della team, quello ci sono quello bianco stupido che è uguale a quasi tutti gli altri, o quello grigio bianco. Quello bianco non ci sono.
Non ci sono. Ecco, risolto il problema. Devi fare, devi sbriccarlo, se vuoi devi mettere il soft della Technicolor originale, ma sostanzialmente il router fa poco e niente quello della TIM. Diciamo che puoi aggiungere un access point stupido da 27 euro della TP-Link, se lo trovi a 27 euro nuovo, tutte queste impostazioni ci sono. Quindi magari puoi spegnere la parte wifi, come ho fatto anch'io nel router originale della società di telecomunicazione, e te ne metti una parte che ti gestisci tu. Ecco, diciamo che io sto effettivamente, guarda, io sono esattamente in questa condizione. Io praticamente ho un router del mio gestore e poi ho messo in caduta un Fritzbox perché mi serviva, perché è molto comodo per la telefonia VoIP, no? Ecco, ed è molto semplice e comodo. Lì io non ho fatto niente, vedo che il Fritz mi trasmette sul canale 1, che nel mio caso non è molto affollato, insomma, però tu mi consigli di provare magari a spostarlo magari sul canale 6 o... Allora, io sconsiglio il 6 e l'1, cioè, okay. Sono quelli che per default sono le varie apparecchiature, quindi vedi se è installato quel softwareino sullo smartphone. Sì, la tua c'è tanta occupazione, se no tipo il 13 normalmente è sempre abbastanza vuoto. Io diciamo ho il diciamo l'altro, quello fornito dal provider che è sull'11, e quindi disturba il 13? No, beh, ma perché l'hai tutti e due? Perché, perché così, insomma, cioè li ho lasciati aperti. Non importa. Allora, guarda, su questa tabellina che sta qui, l'11 trasmette sul 2462. E il 13 su 2472, ci sono 10 MHz, quindi se tu usi una larghezza di banda di 10 MHz già si disturberebbero. Quindi o metti quello del provider sul 13, e l'altro lo metti allora 72 sul 9, se non ci sono altri attorno a te che trasmettono sul 9 è perfetto, o sull'8. Sì, adesso aspetta che provo a guardare l'altra mia applicazione, quella che ho appena installato. Che a volte il 6, ripeto, è quello che per default è di alcuni router. Magari qualcuno ti accende qualche stupidaggine sul 6. Odeno, guarda, TP-Link Copper World è perfetto, è perfetto. Hai fatto bene. No, stavo rispondendo alla chat. Sì, sì. Ok, proverò il 7 o l'8 perché vedo che è abbastanza vuoto. Tu vai vicino al 6, più rischi che se qualcuno accende un'apparecchiatura in default te lo disturba, è solo per quello. Sì, ma non riesco a capire perché ha fatto la scelta di tenere due wifi attivi. Ma sai, oddio, perché metti che uno, cioè perché li ho lasciati di default in realtà, cioè sì. Claudio, ma sono su due SSD differenti? Diciamo che sì, hanno due nomi diversi e sono su due canali diversi, perché quello del provider è sull'11. Ovviamente dividere gli utenti a seconda del nome, cioè puoi dire che ne so, tutti i cellulari su un router e il computer sull'altro. Sì, perché allora il discorso è questo, che appunto, cioè diciamo che per esempio su quello del provider io non ho la rete locale, sostanzialmente la rete locale che serve a me io la gestisco sul Fritz, diciamo, no? Quindi potrei usare quello diciamo del provider per i telefoni e per i telefoni che non hanno necessità di usufruire della rete locale, mentre invece diciamo i PC li tengo su Fritz, insomma, ecco, potrei fare così.
E se poi magari li distanzi anche, non so a che distanza sono l'uno dall'altro. Sono attaccati. No, ecco, magari se li distanzi aumenti la copertura, perché anche se sono su canali diversi, ma aumenta l'inquinamento elettromagnetico proprio di B volt nella stessa area, comunque c'è un disturbo dove sono. Ok. Mm-hmm. Oltre al fatto che tu ti becchi il doppio di radiazioni elettromagnetiche se sei lì vicino. Quello è certo. Formale, perché prima che cuoci ci vuole tempo, però... Sì, sì, vabbè. Sì. Vabbè. Vabbè, dai, ok. Va buon, ragazzi. Qualche esperimento. Sentite, abbiamo fatto quasi le 11, penso che abbiamo fatto più che bene, è stata una chiacchierata molto interessante, io non ho altro che ringraziare Pietro per il suo contributo che è stato molto apprezzato da tutti quanti noi, è stato registrato, quindi tanti sicuramente verranno anche a vederlo in futuro. Vi auguro buone vacanze e vediamo se riusciamo a combinare, speriamo di no, che ci troviamo fisicamente al polo come il nostro classico sistema. Sì, ovviamente, esatto Pietro, ti aspettiamo al polo. Aspetto dai polli ad Aranzano. Dai, ok. E vediamo se no dopo a settembre come andrà a finire con il coronavirus e con tutte le nostre attività, come andremo a finire. Ok, a voi, buona serata. A voi, ciao a tutti. Ciao.